Ciao, benvenuti nell'ultima puntata. Oggi finiremo Franco e andremo a provarlo insieme. Come vi ho già accennato nell'ultima puntata, non saremo soli per finire questo progetto. Una grande azienda con i suoi prodotti sarà al nostro fianco per completare 7 mesi di restauro. Quindi andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Innanzitutto un grande ringraziamento ad Intech e andate a seguirli sulla loro pagina ufficiale. Questo pacco piccolo sarà un pacco che vedremo più avanti, soprattutto su Instagram. Lo mettiamo un attimo in stand by. Il pacco grande sarà il vero protagonista di questa puntata. Andiamo a aprirlo. Come avrete capito dall'inconfondibile colore, stiamo parlando dei prodotti Motorex. Vi presento singolarmente ogni prodotto, dopodiché andremo ad approfondirlo e a vedere come usarlo correttamente sulla nostra moto. Partiamo dall'olio del cambio, gear oil, passiamo poi all'olio miscela, liquido del radiatore, brake fluid, l'olio freni, l'olio del filtro, due spray universali, il Joker 440 e il grande classico Intact MX50, anti-rust, power clean, l'altissimo brake cleaner, motor start, il chain lube, un piccolo ma sempre utile grasso universale, chrome polish e per ultimo non potevamo che lasciare lui, Motoshine MS1. Ok, finalmente andiamo a provare un po' di prodottini Motorex. Partiamo da uno che non sapevo nemmeno esistesse ed è lui, Motorex Chrome Polish, finitura a specchio per materiali in cromo, acciaio inossidabile ed alluminio. Ecco, con questo andiamo a lucidare il forcellone e la protezione della pinza posteriore. Modalità di impiego: agitare prima dell'uso, applicare il prodotto su una superficie metallica e passare con un panno. Spero che le immagini rendano giustizia perché è veramente diventato uno specchio, è rinato questo forcellone. E oltre al forcellone l'ho usato anche per le leve e le piastre. Direi che ha fatto il suo dovere. Passiamo ora alla pulizia del carburatore di Franco. Cosa ci serve per pulire il carburatore? Innanzitutto aria compressa, una o due ciotole, un pennello e per finire colui che farà il lavoro per noi, Motorex Carbo Cleaner o come in questo caso Motorex Power Clean. Cominciamo! Allora, primo step, la pulizia esterna. Power Clean senza paura. Possiamo anche utilizzare la benzina per pulire l'esterno, ma se abbiamo un prodotto specifico perché non usarlo? Ok, esternamente il nostro carburatore è pulito, diciamo che la parte facile del lavoro l'abbiamo fatta. Andiamo ora ad aprire la vaschetta e a pulire bene l'interno. Come previsto, nella vaschetta abbiamo un bel po' di deposito. Prendiamo un secondo contenitore pulito. Sì, possiamo anche pulire quello che avevamo prima, però ci metterei 2 ore. E diamo una bella lavata, sempre col Power Clean. Ah, la melma che sta uscendo. Soffiamo per bene questi passaggi con il compressore e ripetiamo lo stesso trattamento con i getti. Non dimenticatevi anche della ghigliottina e dello spillo. E voilà! Il nostro carburatore è come nuovo. Bene, capitolo filtro dell'aria. Allora andiamo a riprendere il filtro aria che era montato su Franco. Eccolo qua! È completamente sgretolato. Per fortuna ho un filtro nuovo, grazie Intech per il filtro. Allora, mettiamoci i guanti e cominciamo. Apriamo il nostro Motorex Air Filter e iniziamo a versarlo sul nostro filtro. Come vedete il Motorex è un olio molto liquido ed è un vantaggio perché sì, magari sporcheremo un po' di più in giro, ma un olio così liquido si distribuisce perfettamente su tutta la superficie. Quando il filtro avrà preso un colore azzurrino uniforme senza alcun alone bianco, cioè senza carenze di olio da nessuna parte, il nostro filtro è pronto non per essere montato, attenzione, ma per essere appeso e lasciato asciugare qualche minuto. Puliamo e soffiamo sempre bene la cassa filtro. Arriviamo ora all'impianto elettrico.
oltre a tutta la parte delle luci che è completamente nastrata, e la lasceremo così, questa è una gabola che risolverò più avanti, tutti gli spinotti e i morsetti sono completamente ricoperti dall'ossido. E qui fa il suo ingresso Anti-Rust, uno spray specifico per eliminare la ruggine e l'ossido. L'ho già utilizzato per sbloccare per esempio le viti del registro della colonna catena che erano completamente bloccate o arrugginite, ma questa capacità di eliminare la ruggine è utile anche per pulire i contatti elettrici. Una volta disossidati e saldati i contatti, entra in gioco lui, l'Intact MX50, cioè lo spray universale che ha la capacità di tenere lontana l'acqua, l'ossido, la ruggine, insomma, protegge il contatto elettrico pulito in precedenza dall'antirust. Allora, sono ad Attilio. Abbiamo un ultimo pezzo da recuperare, la stina della valvola di scarico, e poi ritiriamo il motore finito. Per me Attilio non mi vuol più vedere. Ok, allora ci siamo, finalmente il motore è finito. Ho avuto non pochi problemi a reperire i pezzi, però lui fortunatamente aveva 50.000 motori di scorta e via. Cosa abbiamo fatto? Cioè, cosa hai fatto? Perché io non ho fatto un cazzo. Biella, pistone, cuscinetti di banco, paroli, guarnizioni e via. Bisogna allargarsi e niente, ci vediamo al montaggio. Bene, bene, bene. Dopo tanto tempo il motore totalmente revisionato è arrivato in garage. Siamo pronti per rimontarlo su Franco. Sono quasi emozionato. Allora, montare un motore da soli non è impossibile, però ci complicheremo un po' la vita nell'infilare i perni, nel centrare i buchi, che comunque sono bravo, ve lo assicuro. In particolare il perno del forcellone è quello che ci dà sempre un po' più di problemi nel centraggio, quindi assicuriamoci di pulirlo per bene. E ancora una volta Motorex ci aiuta con il grasso universale. È importantissimo infatti che questo perno scorra nel migliore dei modi, quindi ingrassiamolo per bene. Posizioniamo il motore. Ma nonostante lo spazio si bestemmia comunque sempre come dei pazzi. È andata. Dentro i perni fissiamo il motore. Bene, una volta strette tutte le fascette, tutti i tubi del radiatore, possiamo andare a mettere il liquido. È importantissimo usare un liquido specifico per i radiatori, non mettiamo assolutamente l'acqua. Viene mi aiuto quindi Motorex Cool, vada via Cool. Protagonista di oggi quindi Motorex Coolant M3. La modalità d'uso è semplicissima. Basta aprire il barattolo, aprire il radiatore e versare lentamente il liquido all'interno dei radiatori. Ma c'è una cosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Dobbiamo andare a svitare sulla testa la vite dello sfiato del liquido. Questo perché potrebbe formarsi all'interno una bolla d'aria che renderebbe meno efficace il raffreddamento. Una volta svitata la vite noteremo che uscirà dell'aria e poi arriverà il liquido. Una volta che usciranno le prime gocce di liquido possiamo subito richiudere, perché vuol dire che l'aria è stata tutta eliminata. Controllare sempre il livello e fare un eventuale rabbocco dopo aver spurgato e possiamo chiudere. Anche per l'olio motore c'è sempre Motorex con noi. Gear Oil 10W30, gradazione consigliata direttamente dalla casa negli anni 90. Beh, per mettere l'olio direi che c'è poco da dire. Prendiamo un bel misurino, la quantità dell'olio la leggiamo dalla scheda tecnica e qui ci stava soltanto 500 ml. Una volta misurato il livello nella teiera, versiamo e siamo a posto. Ok ragazzi, siamo arrivati al punto che aspettavamo da tanto e sono pronto a mostrarvi Franco finito. Non ho voluto riprendere le ultime finiture per non darvi troppi spoiler. Sono andato comunque a controllare il liquido dei freni, facendo uno spurgo e un rabbocco e una bella pulita ai dischi con il brake clean. Ho eliminato un po' di cicoglie al cavalletto e ridato mobilità alle molle delle pedane con il Joker 440. Dopo 7 lunghi mesi di restauro e dopo una bella lucidata col Motoshine, Franco è pronto per voi. Yeah.
ragazzi, la puntata e il restauro sono terminati. Spero che vi sia piaciuto anche quest'ultimo video. Come vedete, plastiche e grafiche in maggior parte non sono state cambiate. Questo perché non voglio trasformare questa moto in una moto da esposizione da salotto, ma voglio metterla al più presto con le ruote su terra. E anche perché comunque costavano un botto grafiche plastiche di sta moto. T-Rex Mode. E per finire con i prodotti Motorex, per fortuna non ho dovuto usare lui. Per fortuna Franco è partito senza problemi, quindi questo non l'abbiamo utilizzato. Ancora un grande ringraziamento a Intec e Motorex, grazie anche a voi che avete visto fino a qui il video. Seguiteci tutti quanti anche su Instagram e ci vediamo molto presto. Ciao!